Grazie, oggi volevo farvi vedere questo trucco sui toni del blu, cioè il blu bianco e un tocco d'arancio sotto, ma è una cosa davvero minima, perché ovviamente lo volevo abbinare a questa collana. Se la vedete, l'ho presa in Sardegna e oggi la volevo mettere. E c'è una grande linea di liner, però vabbè, ognuno poi lo può fare a scelta. Io l'ho fatta grande perché mi andava di farla così oggi. E niente, spero che vi piaccia e iniziamo. Allora, applico come base il correttore duo della Bottega Verde. Si vede anche un po' sotto, così. Poi con il pennello abbastanza largo, su questo qui della Sephora, e prendo un bianco abbastanza opaco e metto tutta la palpebra mobile. Tamponato più che trascinarlo in modo che il colore rimane più, cioè più brillante, sì. E poi ne prendo un po' e lo porto anche qui sopra le sopracciglia, qua, così, sfumandolo però questo non deve rimanere proprio un bianco, un tocco di bianco qua, così. Ok, poi prendo il mio pennello angolato, questo è tutto rovinato, e prendo il blu da qui della palette di Sephora, questo qui, e faccio una riga di eyeliner sopra. Ma non la porto fino all'angolo interno, vedete che mi fermo un po' prima. La faccio abbastanza spessa, in quanto dopo tanto ci vado a mettere nel seno, un pezzo si toglie, vedete qui, non è che si vede tantissimo, anzi dopo ci devo passare. Però se la fate troppo spessa, come qui per esempio, la sfumate un po' con il bianco, in modo che si toglie. Ok, così vedete. Adesso prendete il blu, un blu scuro, io uso questo qui, da Kiko, e con questo pennello lo vado a mettere nell'angolo interno dell'occhio, portandolo fino a dove qui, dove arrivo al bianco, mi fermo. Da qui lo portate dentro, vedete? Così, e poi lo sfumate. Cercate di non coprire troppo il bianco che avete messo sulla palpebra mobile. Qui cerco di sfumarlo un po' verso l'alto, vedete? Poi vi regolate con l'altro occhio. Io poi lo faccio arrotondato, se vi piace più allungato, questi poi sono gusti. Se vi sia coperto un po' di bianco, lo riprendete e lo ritamponate sopra, così. Comunque poi vi regolate voi a seconda di quanto colore volete. Così. Adesso prendo il mio pennello per sfumare, do prima una sfumata al blu, soprattutto qui sopra, e poi prendo la palette di Paris Memories, questa qui, prendo il blu più scuro, che qua c'è un violetto, ne prendo un po' questo e lo vado a mettere qui sopra, alla fine, uso anche troppo, proprio nel tocco, lo sfumo. In questo caso io non ho messo troppo. Ok, poi prendete un pennello di questi piatti, il mio poverino
prendete, io prendo un bianco molto brillante, uso questo della parte e lo vado a mettere qui sotto le sopracciglia, vedete quanto è luminoso? E lo spando bene. Sfumare il blu. E poi qui nell'angolo interno mi prendo un po' del blu della sembra con il mio angolo, con il mio triangolo, e lo vado a mettere un po' anche qui, vedete? E lo riunisco dentro questa qui, questa riga qua. E lo sfumo un po' verso su, verso il blu scuro. Usate anche questo se volete. Ok, e a questo punto prendiamo un arancio, io ho questo della Ghiba, metto prima questo qui dovrebbe eterno e lo voglio mettere sempre con il mio pennellino. E lo unisco qui alla fine con il blu, portandolo un po' su. E poi sopra ci vado a mettere quest'altro, che è un po' più aranciato, della Kiko, che è il numero 75. Questo è più brillantini perché... Ok, deve essere un tocco leggero, non è che si deve vedere questo arancione. Adesso inizio con il mio eyeliner, io uso sempre il solito della Collistar con la puntatura. Allora, non lo porto fino all'angolo interno, diciamo che finisce dove sono arrivata con il blu, vedete qua. Qui però, io come vi ho detto lo faccio bello, l'ho fatto bello largo, poi se volete farlo fino,